oro in Premier League, l'unico oro è stato preso a Sharm el Sheikh nel 2016. Vediamo insomma che sorprese ci riserverà questo incontro. Ecco, inquadrate tra l'altro i ragazzi della nazionale azzurra che sono sugli spalti per vedere queste finali. A proposito di nazionale azzurra, in questa categoria avevamo Semeraro Silvia che purtroppo ha perso al primo turno contro proprio Kopunova Miroslava, che è l'atleta slovacca che ha vinto prima il bronzo. Richiesta la video review da parte di entrambe le atlete, sempre per un Gyakozuki d'anticipo. Sono insomma le video review più richieste, perché i pugni portati nello stesso istante e con questa velocità che è davvero sempre più elevata sono difficili da vedere ad occhio, e quindi ecco la richiesta della video review. Viene assegnata con la video review un punto per l'atleta della Norvegia, mentre per la spagnola niente. Quindi 1-0 e vantaggio per l'atleta della Norvegia a 35 secondi dal termine. Muovela e tira. Un altro punto d'anticipo per l'atleta norvegese, 2-0. Diciamo che non è uno tra gli incontri più attivi visti finora. Un richiamo per l'atleta norvegese perché sta scappando. Ecco qui, cos'è successo? 2-0 per l'atleta norvegese, centesima nel ranking, e forse questa posizione equivale alla poca esperienza che questa atleta giovanissima non è.